nostra un anno dal referendum, a che punto siamo? Ora, intanto è un anno da un referendum importantissimo, quello che si è celebrato in Veneto, che si è celebrato in Lombardia, e questo è un segnale che deve restare, perché l'autonomia non è solo prevista in Costituzione, cioè dico, no, nell'ultimo pezzo di carta a formaggio, ma nella Costituzione, è previsto nel contratto di governo ed è supportato da queste istanze che sono state una richiesta di un popolo, di popoli, al seguito dei quali sono nate poi tutte le altre richieste di autonomia, e ricordo che in Italia ce ne sono già ben 8. Ho fatto tutti i tavoli tecnici, stiamo attendendo un riscontro da parte dei colleghi ministri, e i quali alcuni hanno espresso la necessità di valutazione di alcuni approfondimenti, ma io sono certa che quello che è che sono anche dei patti che sono previsti nel governo. Tra l'altro, nella nota di aggiornamento al DEF è stato anche inserito un altro impegno che è stato ribadito anche nelle aule parlamentari. Quindi nessuna obiezione da parte dei 5 Stelle? Io vedo che a seguito, voglio dire, anche di queste ultime giornate dove si è parlato anche di autonomia, che molti colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno più volte ribadito che l'autonomia si fa. Lei diceva, Ministro, che i veneti vogliono sapere soprattutto quando ci sarà questa autonomia. Lei può abbozzare una data? Beh, è ovvio, io vorrei che fosse oggi, avrei voluto fosse domani. Io ritengo che è stato l'incarico che mi è stato conferito, tra quelli ovviamente di seguire gli affari regionali, che sono ovviamente situazioni molto delicate, tra l'altro anche molto interessanti, ma che il mio grande incarico è stato quello di dare una risposta delle domande di autonomia, per cui per me è una questione prioritaria. Ha consegnato una bozza d'intesa al Primo Ministro, a che punto sono i vostri rapporti, una reazione da parte di Conte? Beh, Presidente Conte è sicuramente uomo, tra l'altro, di grandissimo spessore anche giuridico, il quale ha una piena cognizione di quella che può essere la portata della bozza di intesa. Il Presidente conosce quali sono le nostre istanze, ne abbiamo parlato anche in Consiglio dei Ministri in modo assolutamente sereno, assolutamente collaborativo. Oggi ha ricevuto la bozza da parte della Lombardia, il stesso Presidente si è dato favorevole, cioè ottimista sul procedimento della... Sì, anche la Regione Lombardia, a seguito appunto dei tavoli, ha in accordo ovviamente con il mio dicastero, ha elaborato la bozza di intesa che adesso io provvederò immediatamente, voglio dire, a studiare, esaminare e a stendere in maniera definitiva, in modo da presentarla anch'essa al Presidente Conte. 23 materie, 9 decimi, un'ipotesi plausibile, lei diceva a costo zero per lo Stato, il Veneto potrebbe essere seguito a ruota da tutte le regioni, quindi verso uno Stato federale? Allora, in primis la richiesta delle 23 materie è prevista in Costituzione, la possibilità, non v'è in Costituzione, non v'è una norma che possa dire questa competenza sì, questa no, queste insieme, queste separatamente, non è scritto da nessuna parte, quindi la richiesta è assolutamente legittima da parte delle regioni su tutte le 23 materie. Ovvio che è un lavoro che io mi sono presa in carico e che sto svolgendo, tra l'altro, anche con grande piacere, di esaminare e di seguire in tutte le sue sfaccettature. Grazie.